Salve a tutti, siamo qui in un nuovo video. In questo video continueremo a stare sulla mod della vita reale. Nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo comprato la Giulia GTA M ed è stato un episodio molto apprezzato. L'abbiamo comprata nel concessionario Alfa Romeo. Ma oggi, ragazzi, questo è l'episodio più importante di tutto l'anno. Oggi davvero abbiamo finito ciò che abbiamo iniziato nel 2013 con una vecchia amministrazione e che avevo promesso nella scorsa stagione ai miei elettori: il My Life Club. Ragazzi, non so chi di voi si ricorda, ma tempo fa, durante episodi probabilmente, quant'era? Tipo a marzo, aprile, maggio, non mi ricordo adesso esattamente, ma abbiamo detto che noi, Franklin Clinton della Clinton Family, ormai a pezzi, avremmo finito di costruire il My Life Club. Quell'edificio incredibile, bellissimo, che diciamo che si imponeva come nuovo polo centrale per tutta la città, nuova zona di intrattenimento grazie a Los Santos Live, che sarebbe un teatro, il più grande teatro di Los Santos, moderno soprattutto, e ovviamente il My Life Club, un club che avrebbe portato tanti turisti e soldi alla città, oltre al casinò. Ebbene ragazzi, oggi finalmente la parte esterna è stata completata. 7 anni, ci sono voluti 7 anni, e oggi faremo un discorso a tutta la popolazione su questa cosa. 7 anni ci sarebbero voluti per la costruzione dell'esterno. Beh, indovinate un po', era in costruzione fermo per 6 anni. In un anno abbiamo completamente completato l'opera. Ditemi se questo non è il modo di fare il sindaco e di essere il sindaco. Beh, ragazzi, potremmo aver appena comprato un ticket per essere rieletti come sindaci. Però d'altronde non sono solo questi i problemi della città. Anzi, non sono solo queste le soluzioni ai problemi della città. Ragazzi, eccoci qua con la nostra nuova Giulia GTA M, che come avete visto abbiamo comprato nello scorso episodio. Abbiamo naturalmente ancora la Tesla con il supercharger e tutto, solamente che oggi tiriamo fuori la Giulia, perché perché non portarla fuori? Quindi ragazzi, ora siamo attesi per il My Life Club, siamo attesi qui al centro, nuovo polo dell'intrattenimento, quindi lo potete vedere direttamente già da casa nostra, quasi, vedete proprio dietro la montagna già si intravede. Eccolo là, pazzesco. Non vedevo l'ora di farvelo vedere, stavo veramente aspettando questo momento con molta molta ansia, e credetemi quando ve lo dico, finalmente è pronto, almeno l'esterno come vi ho detto. Quindi per gli interni ancora ci vorrà un po' di tempo, ci vorranno dei mesi perché vengano completati gli uffici, i ristoranti, i bar, gli hotel e tutto quello che è parte del My Life Club. Però l'edificio si impone come nuovo stile moderno di Los Santos, cosa molto importante per la nostra città, ovviamente. A parte ovviamente tutto il resto che abbiamo piantato, tutti gli alberi, tutta la nuova vegetazione, tutto ciò che abbiamo fatto non è a caso, ragazzi. Tutto ha un motivo di esistere e penso e spero che la popolazione lo abbia capito e lo abbia preso esattamente come il nostro tentativo di migliorare Los Santos e di renderla più una città più sicura, più verde, più moderna. Che poi, ragazzi, sto facendo a voi il discorso che dovrei fare ai cittadini dopo, quindi non so perché vi sto spoilerando tutto il discorso, ma guardatelo qua, ragazzi. Siamo praticamente arrivati. Ci sono altre parti ovviamente da completare. Ma wow, ehi, la precedenza magari? Ci sono altre cose, ragazzi, naturalmente da completare, come questo edificio qua, e anche ce n'è un altro più in giù verso la città, ma questo era quello che faceva più parlare di sé perché noi con i soldi pubblici abbiamo pagato e speso. Ragazzi, non fatemi dire la cifra, è veramente un prezzo esagerato. Comunque siamo finalmente arrivati, ragazzi, allo Santos Live. Wow, vi faccio vedere un attimo un po' in giro, ma naturalmente le differenze le abbiamo viste, le vedremo anche nel video di domani, ma ragazzi, questo è davvero incredibile. Io comunque adesso devo fare il discorso, quindi vediamo di parcheggiare appena viene verde. Parcheggiamola sulla sinistra, la sentite già da qua la musica, anche questa è una novità grossa, l'integrare la musica, la felicità all'interno dei nostri luoghi pubblici. E siamo pronti. Oh, sta venendo giallo di nuovo, eccoci qua ragazzi. Direi che i parcheggi mancano, effettivamente qualche parcheggio manca, come vedete c'è già un bel po' di gente lì. Possiamo parcheggiare al garage ovest, almeno al momento, momentaneamente, finché non viene rifatta un po' quest'area. Ah, è vero, non si può entrare da questa parte, quindi direi di parcheggiare esattamente qui, ragazzi. Lasciamo l'auto anche qui, tanto non è troppo un problema. Parcheggiamo e siamo praticamente pronti. Ok, devo sistemarmi la cravatta, devo sistemarmi un attimo, ragazzi, perché qua abbiamo da fare una comparsa importante. È ovvio, noi, come vi ho già detto, non vogliamo girare con la scorta, con la sicurezza, anche se ne avremo effettivamente bisogno. Ma ormai, ragazzi, praticamente non ho neanche più una famiglia, quindi diciamo che su questo, beh, niente. Oggi comunque pensiamo solamente alle cose positive. Guardate qua le palme che sono state piantate, tutta la modernità, tutti i soldi che sono stati spesi per questo capolavoro, ragazzi, perché lasciatemelo dire, è un capolavoro. Adesso oggi faremo il taglio del nastro, taglieremo una volta per tutte il nastro per inaugurare questa piazza. Adesso ancora mancano un po' di cittadini, vedete che la piazza è vuota, ma una volta che sarà aperta i cittadini arriveranno e potranno godersi questo edificio, questo esempio di modernità vera e propria, un esempio di quello
che questa città dovrebbe essere. Eccoci qua, come vedete, ci sono un po' di persone che ci stanno aspettando. Eccomi, eccomi, signori, eccomi. Direi che possiamo mettere il nastro, che ne dite nel frattempo? Benissimo, signori. Allora, facciamo quello che dobbiamo fare. Attacchiamo il nastro, naturalmente. Lo devo fare io, apparentemente. Cioè, è una roba un po' strana, ma lo devo fare io. Eccoci qui. Ok, signori, siamo finalmente pronti. Che figata, ragazzi. Siamo finalmente pronti. E dobbiamo prima, naturalmente, fare il discorso. Passatemi le forbici, per favore. Ok, signori. Benissimo. Aspettate che mi metto un po' più al centro della telecamera, ok? Così mi possono inquadrare meglio. Cittadini di Los Santos, oggi è con gran piacere che vi posso annunciare che il My Life Club, l'ultimo giorno dell'anno, verrà finalmente aperto, inaugurato e reso disponibile al pubblico. Ringrazio tutti coloro che ci hanno votati alle elezioni e che hanno creduto in noi per anche questo progetto, oltre a tantissimi altri. In 6 anni questo edificio è rimasto fermo alla sua costruzione per colpa di soldi mal allocati e di persone che, beh, ve l'ho già detto durante le elezioni, la storia non è cambiata, tranne che l'abbiamo cambiata noi. Beh, finalmente l'ultimo anno è stato costruito al 100% e ora abbiamo la piazza completamente completata, fatta in modo e realizzata in modo impeccabile dai nostri cittadini, a chilometro zero con le nostre aziende. Beh, è con grandissimo piacere oggi che quindi renderemo disponibile e accessibile da ora la piazza. Chiunque voglia recarsi per dare una visita o per controllare prima dell'apertura anche del palazzo in sé e ovviamente del nostro teatro, il Facade Theater. Per mettere le cose un po' in prospettiva, signori, ricordatevi che quello che abbiamo detto lo abbiamo effettivamente realizzato, a partire dal rendere Los Santos una città più verde, ovviamente finire e terminare la realizzazione di queste opere pubbliche. Quindi è con grande piacere, signori, che adesso andremo ad aprire il Los Santos, il Mile High Club. Ed eccoci qua, signori, congratulazioni a tutti, congratulazioni, il nastro è stato finalmente tagliato. Congratulazioni, finalmente questa piazza è aperta al pubblico. Quindi prego, cittadini di Los Santos, venite a vedere e a esplorare e a godervi la nuova esperienza di vita a Los Santos, naturalmente, e quale altra città. Stop! Ok, grazie a tutti, signori. Potevate essere anche un po' meno morti lì dietro, no? Potevate anche muovermi un pelino di più, cioè non mi avrebbe fatto schifo se avreste fatto anche un po' più di movimenti, un po' più di applausi, vabbè, comunque. Io spero che anche tutti voi siete felici e contenti. Come vedete c'è già gente che ha subito approfittato della situazione. E beh, direi che possiamo offrire qualcosa da bere e da mangiare alle persone, giusto? Sono l'unico qua con questa idea? Siete tutti burattini? Va bene, ok, vado a parlare con la gente. Oh mio Dio, oh mio Dio. Chi l'avrebbe mai detto che saremmo riusciti effettivamente a realizzare? Devo dirvi la verità, ragazzi, io quando ho fatto la campagna elettorale, quando abbiamo fatto tutta la pubblicità che abbiamo fatto anche sul My Life Club, non ero del tutto sicuro che sarebbe stato mai realizzato effettivamente. Ci ho sperato, ho creato delle aspettative, è vero, e fortunatamente siamo riusciti ad esaurirle nel più breve tempo possibile, anche effettivamente, se devo essere onesto, è andata bene, ci è andata molto molto bene. Poteva andare molto peggio, poteva essere impossibile da realizzare, come, beh, pensavano durante le scorse... aspettate, ci sono delle cose lassù. Durante le scorse amministrazioni, ma fatemi dare un'occhiata, io vedo delle cose lassù. Ah sì, ci sono delle serie, le, sì, giusto, perché c'è il piano di sopra, giustamente. Però, signori, come vedete qua ci sono intellettuali, persone, signore d'onore, che bevono il loro caffè nella piazza, che vogliono interagire, che vengono per interagire, che vengono per fare amicizia, per parlare di arte, politica e tutti gli argomenti che si parlano, insomma, in una piazza con questo stile, con questa musica da bar lounge. Perché effettivamente questo era il motivo per il quale abbiamo scelto di costruire così questa piazza. È stata un'idea che è nata ovviamente nel 2013, ma che era quella di trovare un luogo all'aperto in cui poter interagire come fossimo all'interno di un club. Per questo si chiama Mile High Club, perché come sentite c'è la musica, c'è un'atmosfera rilassata, tutti parlano, si godono la vita, magari bevono qualcosa, un po' di caffè, qualche altre cose così, no? Ok? Staccano dalla loro vita quotidiana come se fosse un pub, un club, un... sapete, no?
E ci sono queste luci, questi teatri, la musica, l'intrattenimento. È veramente importante, soprattutto per Los Santos. Beh, sono sicuro al 100% che questa piazza attirerà i visitatori e turisti da tutta la città e da tutte le parti del mondo, senza ombra di dubbio. Questa sarà la parte più interessante di tutte. Ci vedrei un bel chioschetto, però. Ci vedrei un bel chioschetto di quelli... avete presente, no? Di quelli tipo degli hot dog. Sarebbe bello. Magari potremmo metterne uno. Anzi, vado subito a chiamarlo. Che ne dite? Ok, allora, vediamo se ce ne troviamo uno magari da qualche parte qua in giro. Anche artisti di strada. Artisti di strada? Allora, sei un artista di strada. Allora, se vuoi, mettiti sotto la cappa, guarda. Lì c'è una zona... Capito? Vabbè, senti, lascia stare. Sembra quasi magia, non riesco veramente a capacitarmene. Oh là, ragazzi, ne ho trovato uno. Ne ho finalmente trovato uno. Eccolo qua. È solamente che... mi sa che non c'è nessuno, sono in pausa pranzo, credo. Ok, beh, sapete che cosa? Allora me lo faccio da solo. Me lo faccio da solo, un hot dog. Vediamo. 4 hot dog, 4 salsicce e 4 pretzel. Sapete che cosa? Me li faccio davvero da solo. Nel frigo non abbiamo niente, però, non abbiamo nulla. Cavolo. Questo potrebbe essere un po' un problema. Allora devo andarmi a prendere, mi sa, gli ingredienti, eh. Qua c'è qualcuno, mi sa, che vuole un bel hamburger, vero? Mi sa che qua c'è qualcuno che vuole un bel hot dog. Un hot dog. Infatti, oh, l'ho detto! Cioè, neanche non l'avessi detto, ragazzi, l'ho detto. Sì, arriva subito, signore, arriva subito. Vabbè, dai. Volevo dimostrare qualcosa a tutti, ma d'altronde che anche noi siamo un po'... Ma vabbè, lasciamolo stare qua, dai. Non ha molto funzionato come strategia. Andiamocene da qua, ragazzi. Oh mio Dio, che bello vedere la piazza effettivamente viva. Quindi, se non avete ancora visto il video di ieri, ragazzi, vi faccio vedere un po' in giro. Abbiamo completamente tutto fatto su misura, esattamente come doveva essere l'edificio creato dalla Rockstar, esattamente come è stato creato. Dalle costruzioni. Ricordate, era tutta una zona in costruzione, questa di fronte al concessionario di Los Santos, e adesso è stata tutta costruita da zero. Ed è una cosa veramente che mi fa impazzire. E lo vedete che probabilmente sono anche troppo eccitato per questa cosa. Hanno già iniziato a buttare le immondizie. Mannaggia a loro, che se li becco gliela faccio mangiare quella roba lì, perché non si butta per terra. Comunque, come vedete, è stata anche rivoluzionata la zona della metro, con finalmente una nuova area pedonale, dei cartelloni, insomma, delle direzioni ovunque del My Life Club. Come vedete, la Puerta Freeway. Poi abbiamo Alta Street, Power Street, il Vespucci Boulevard, che è esattamente quella, e un paio di altre cose interessanti. Quindi, se noi andiamo qua sopra, allo Santos Transit, che come vedete adesso è tutta bella colorata di rosso, bella pitturata, spero che non scrivano qualcosa sopra quel muro, ci sono, vedete, i trasporti, e sono fatti veramente curati in maniera eccellente. L'erba è stata piantata, ci sono queste parti molto più moderne, ma anche... belle da vedere, di design. Capite la differenza tra una cosa normale e una cosa di design? Abbiamo il Los Santos Live, che sarebbe naturalmente questa, beh, questa specie di piazza insieme a band, insieme a club, a queste cose qua. Questa sarebbe la Los Santos Live, in cui verranno naturalmente creati eventi e cose simili. E poi, più ci allontaniamo soprattutto dalla metro, che come vedete è stata completamente ricreata, abbiamo anche, ovviamente, delle zone pedonali qua che scendono verso la piazza, dove prima sono entrate le persone. Abbiamo la possibilità di mettere delle pubblicità, quindi a pagamento. Purtroppo ci sono delle persone di tutti i tipi, magari che si approprieranno della piazza, ma noi cercheremo di fare in modo che questo non sia il caso. Ovviamente questa è una zona di lusso e di design, quindi, insomma, solo un certo tipo di persone potranno entrarci, penso. Sarà purtroppo così. Però, come vedete, ci sono delle vetrate, ma qua sotto le mattonelle e la scritta Mile High Club, che significa il club dell'alto miglio. Beh, una roba del genere. Mile High Club sarebbe, in realtà, ragazzi, non ve l'ho mai detto, ma sarebbe un modo di dire per descrivere l'atto di, insomma, copulare in aereo. È un po' strana come cosa da dire, però. Come vedete qua abbiamo l'entrata, che è ancora tutto in costruzione, quindi ancora per ora non è stato fatto nulla. Abbiamo anche, non so perché, qua un garage. Adesso vedremo poi dai progetti che cosa è, cosa vogliono fare e realizzare qui. Naturalmente abbiamo delle palme, bellissime palme, realizzate proprio per questa, proprio drittissime, sono le palme più dritte che riuscirete a trovare, realizzate proprio per questo edificio.
E ovviamente abbiamo il garage in cui abbiamo parcheggiato la macchina e torniamo indietro. Quindi vi ho fatto vedere tutto attorno, proprio una vista a 360 gradi. Ovviamente si potrà andare anche sopra, per ora non si può andare, ci sono delle piscine sopra, tutti i piani. Sul tetto, infine, in fondo c'è invece una zona con gli elicotteri in cui si può volendo atterrare anche lì da sopra. E niente, veramente questo è quanto, ragazzi, questo è tutto. Direi che abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo anche fatto il nostro discorso alla TV e il discorso è tutti i cittadini. E finalmente questo giorno è arrivato e io non ci posso credere, ragazzi. Ovviamente non finirà qua, perché noi esploreremo e vedremo anche l'edificio quando saranno completati anche gli interni e scopriremo anche le grandi novità che ci aspettano all'interno degli edifici. Beh, detta così suona un po' male, ma in effetti è così. Grazie a tutti, ragazzi. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto, mi raccomando. Iscrivetevi per nuovi episodi su LSPDFR, la vita reale, per quanto ce ne saranno in questo 2021. E mi raccomando, passate un buon fine anno. Festeggiate per quanto potete in tutta sicurezza a casa. E, quest'anno è stato un po' strano, ma almeno ci sono... c'è GTA che ci fa passare il tempo e ci fa divertire sempre con le sue grandi novità. Grazie a tutti, ragazzi, se volete giocare nel mio server 5M. È un server, un luogo in cui possiamo giocare tutti insieme a GTA 5. E, con le mod, naturalmente. Solo per chi ha un PC, ovviamente, però anche per chi ha 16 anni e dovete fare la whitelist. Ma se volete anche solo entrare nella comunità, basta che entrate nel Discord qua sotto in descrizione. E se volete anche comprare GTA sul PC, perché finalmente per Natale avete ricevuto un PC, il link è qua sotto in descrizione. Costa solamente tipo 10€, 11€, qualcosa del genere, e potete avere tutto questo. Davvero, è tutto gratuito. Entrare nel mio server 5M è gratuito. Installare le mod, spesso e volentieri è gratuito, non sempre, ma spesso è gratuito. Che bella canzone che è questa. Terminiamo proprio con una bella canzone, mi piace un sacco questa. Ma comunque, grazie a tutti, ragazzi. Arrivederci.